Buongiorno, il video di oggi non è un tutorial personalizzato, ma è dedicato a tutti i principianti. Per principianti intendo coloro che seguono il metodo da un anno o meno. L'argomento è il primo di una serie che riguarda i requisiti che io chiedo per poter partecipare alle lezioni che tengo ogni anno in primavera e estate di corsa e di nuoto. Queste lezioni sono sempre state un grande successo dal punto di vista dell'affluenza, ma spesso mi sono trovato a dover rifiutare la partecipazione di alcuni principianti. Questo perché non hanno i requisiti per poter sia mettere in pratica quanto dovremo poi fare e soprattutto requisiti che riguardano la sicurezza delle proprie articolazioni e del proprio corpo. E soprattutto per quanto riguarda la corsa, non avere tutti i requisiti significa andare incontro ad un infortunio certo. Quindi, con questa serie di video che inizia oggi, vorrei rendervi tutti più pronti in modo tale che quando arriverà aprile e inizieremo le lezioni di tecnica di corsa, sarete il più possibile pronti per partecipare e quindi usufruire di questo grande movimento funzionale che ha reso grande l'essere umano nei vostri allenamenti. Corsa prima e nuoto successivamente. L'argomento, essendo il primo, riguarda la parte più importante, ovvero l'organizzazione della colonna. Sia nel nuoto che nella corsa è necessario per tutto il tempo del gesto mantenere la colonna in modo organizzato. Per far questo vediamo la posizione hollow, con la distinzione che per la corsa il requisito è riuscire a tenere un minuto la posizione hollow in versione tuck, cioè rannicchiata, quella più facile, mentre per il nuoto è necessario tenerla un minuto in versione completa, cioè con gambe e braccia distese. Andiamo a vedere come si fa la posizione hollow. Attivo gli addominali e se prima la parte lombare toccava il tappetino, adesso la tocca. In più tiro sulle gambe a 90 gradi e 90 gradi. Adesso appoggio le mani sulle tempie, solo appoggiate, non sto tirando sul collo, e oriento la braccia in modo che il gomito si avvicina alla coscia. Attivando gli addominali maggiormente, spingo il collo indietro, lo devo trascinare in avanti così, e fletto questo tratto di colonna fino a che le mani rimangono appoggiate sulle tempie, ma i gomiti vanno a toccare le gambe. Faccio vedere, attivo, tocco. Questa è la posizione che dovete essere in grado di tenere per almeno un minuto, se volete correre. Se volete nuotare è necessaria una versione lunga perché è molto più simile a quella che poi dovrete utilizzare. Allora, si parte sempre da quella tacca, quindi mani sulle tempie, eccomi qui, da qui distendete gambe e braccia e state così un minuto. Se ci riuscite avete il requisito principale per poter partecipare. È uno dei due requisiti principali che riguardano la colonna, perché bisogna sapere tenere anche l'estensione globale, cioè la figura opposta. In questo caso la schiena avrà una forma di questo tipo, l'estensione globale non è altro che il contrario. In questo caso ho le braccia avanti, le gambe unite e tese. I piedi sono uniti, il gomito è verso il pavimento, il naso tocca il tappetino. A questo punto attivo sempre gli addominali, i quadricipiti e i glutei e spingo gli addominali forti contro il pavimento. Una volta che ho spinto gli addominali forti contro il pavimento, devo pensare a staccare possibilmente contemporaneamente il petto e le gambe dal pavimento. Faccio vedere, attivo gli addominali, senza disallineare il collo, stacco contemporaneamente petto e gambe dal pavimento. Anche in questa posizione, senza che le gambe
grado di tenerla un minuto. Ripeto, sia che le gambe si aprano, perché poi questo riguarda soprattutto la meccanica della corsa e comporta tanti altri problemi che vedremo e tratteremo quando parleremo delle anche e anche della fascia plantare probabilmente. Come procedere per riuscire ad arrivare a questo? Sono sicuro che, essendo principianti, non riuscirete a fare questa cosa. Io inizierei così. Partiamo dal livello della corsa perché è quello un pochino più facile. Iniziamo con round da 10 secondi di lavoro e 50 di pausa. Ovvero, prendo un qualsiasi timer programmabile, ci sono tante applicazioni per il telefono, metto il tempo dedicato al lavoro 10 secondi e il tempo dedicato alla pausa 50 secondi. Questo timer ogni volta suona. Io schiaccio via, mi dovrebbe dare un punto alla rovescia. Quando sento bip bip, mi tengo in posizione, la tengo 10 secondi. Gli altri 50 secondi riposo. E così via. Se riesco a fare questo per 8, nella versione più facile, 15, posso procedere allo step successivo. In questo caso si può aumentare o il numero di serie o il numero di secondi a scapito del tempo di pausa, lasciando il totale sempre un minuto, fino a quando arriverà un punto che arriverete a fare un minuto totale di lavoro, che è il requisito che vi ho richiesto. E per quanto riguarda la progressione, poi ovviamente bisogna personalizzarla, questo è solo uno spunto di lavoro, ma voi sapete come contattarmi, quindi non c'è problema. Lo stesso discorso che ho fatto per la flessione globale vale anche per l'estensione globale. Iniziate con fasi brevi, diciamo anche qui 10 secondi di lavoro, 50 di pausa per 8-15 round e pian piano lavoreremo insieme sulla progressione. Un livello di difficoltà leggermente maggiore, diciamo per quelli che vengono da quasi un anno, comunque hanno accumulato un certo livello di esperienza rispetto a quelli che vengono magari da solo mesi, è il passaggio da flessione globale aperta all'estensione globale, ovvero in questo caso posso impostare il timer 10 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa e poi lasciare correre gli altri round, cioè gli altri 40 secondi come riposo. Mi metto così, faccio la mia flessione globale estesa, quando sento di lì, pian piano rotolo senza perdere la forma del corpo e mi ritrovo in estensione globale. Quando sento di lì, mi riposo. So che per altre 4 volte che sentirò di lì questa è pausa, ma ho collegato i 10 secondi di lavoro in flessione ai 10 secondi di lavoro in estensione. Questo è molto comodo per guadagnare tempo, chiaramente a scapito del riposo, quindi ci vuole un pochino più di resistenza, ma soprattutto anche di capacità di fare questo cambio di posizione da flessione ad estensione. E come ripeto, per le progressioni poi ci dobbiamo sentire, potete sia incontrarmi personalmente al centro che inviarmi messaggi su Facebook o anche qui nei commenti. Per quanto riguarda questo video è tutto, ci vediamo nella prossima puntata. Buon lavoro!